il quinto concetto è quello del knowledge graph. Il knowledge graph è strettamente collegato al concetto precedente, come vi ho introdotto nel video precedente, appunto, allo schema d'Hotorg, perché lo schema d'Hotorg ci dà la possibilità di creare un'entità e collegarla con un'altra entità attraverso una proprietà definita che sia uguale per tutti nella comunicazione del web. Il knowledge graph, appunto, è costituito da questa serie di triple, appunto, questo sistema di un'entità collegata con un'altra entità attraverso una proprietà, e va a costituire appunto un grafo della conoscenza del proprio sito web. Quindi, creando una serie di entità all'interno del nostro sito web, diamo una definizione precisa di quello che è il nostro, diciamo, main topic, di ciò di cui stiamo parlando, quali sono i maggiori topic di interesse all'interno del nostro sito web, e abbiamo la possibilità di comunicarlo in maniera diretta al motore di ricerca. Quindi il motore di ricerca riesce subito a comprendere ciò di cui tratta il nostro sito web. Di conseguenza, facciamo un esempio, l'entità Edoardo, quindi qualsiasi cosa può essere un'entità innanzitutto, se è descritta in maniera appropriata al motore di ricerca. L'entità Edoardo, quindi l'entità persona Edoardo, e posso comunicare al motore di ricerca che io lavoro a Wordlift semplicemente creando l'entità Edoardo, creando l'entità Wordlift e collegandole attraverso la proprietà affiliazione. Questa è una proprietà che è definita ed è standard all'interno del schema.org, quindi io utilizzo questo vocabolario per comunicare al motore di ricerca che io lavoro a Wordlift. Questo, diciamo, è un po' il concetto del knowledge graph ed è una sorta di sitemap moderna, quindi comunichiamo direttamente con il motore di ricerca e possiamo utilizzarlo anche per sfruttare la ricerca interna all'interno del nostro sito web, quindi dare la possibilità agli utenti di ricercare topic semantici all'interno del nostro sito web che siano del proprio interesse, e anche preparare il sito web alla voice search.